Chiara. Paolo. Età. Oddio, 17. 35 anni. Professione. Studente. Medico, specialista in genetica medica. Genere di musica preferito. Rock. Pop e jazz. Il tuo più bel ricordo da bambino. La nascita di mia sorella. I giochi con i miei fratelli. Hobby preferito. Scrivere. Calcio. Verbo preferito. Protestare. Giocare. Ultimo libro letto. Il diario del vampiro. Ah, un libro sull'evoluzione di Charles Dawkins. Ultimo film visto. Avatar. La versione di Barney. La tua giornata tipo. Dormire tanto, scrivere, leggere, stare con mio ragazzo e basta. Sveglia alle 7, colazione, lavoro, si torna a casa verso le 6 con la famiglia. Normale. Tre aggettivi per descriverti. Polemica. Intelligente, interessante, posso dire. Paziente, fantasioso, lucido. Quali sono le tue paure? La morte. Le mie paure riguardano gli altri, quindi che possa capitare qualcosa magari alle persone care. Come ti vedi tra 10 anni? Non lo so, vecchia. Come adesso. Cosa ti rende felice? Il mio cane, perché mi tiene compagnia. Lo sguardo di mia figlia, perché si capisce. Ambizioni? Diventare scrittrice. Ambizioni ci sono, ci devono essere nella carriera, nel lavoro. Sogno nel cassetto. Diventare scrittrice. Trovare la terapia per qualche malattia genetica. Bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto? Mezzo vuoto. Mezzo pieno. Pasta o pizza? Pasta. Pasta. Razionale o sognatore? Razionale. Sognatore. Calcolatore o istintivo? Istintivo. Istintivo. Sportivo o pigro? Pigro. Sportivo. Percorso di studi? Scientifico. Classico, liceo classico, facoltà di medicina, specializzazione in genetica medica. Da 1 a 10, quanto sei soddisfatto delle tue scelte scolastiche? 8. 10. Tre parole per descrivere la tua esperienza scolastica. Formativa, giusta e soprattutto importante. Buona, formativa e stimolante. Per diventare uno scienziato, quanto aiuta la scuola? 7. 8. Il mondo della comunicazione? 6. 4. Il tuo paese? 3. 8. La passione? Dice 10. 10. Quanto è stata influente la famiglia nelle tue scelte? 3. Per la scelta di fare medicina, 0. Per le superiori, sì, hanno influito. 4 aggettivi per la scuola che vorresti. Libera, laica, diversa, formativa, mettiamo. Spero che la scuola di domani sia una scuola libera, indipendente, che possa portare i ragazzi a pensare con la loro testa in modo del tutto non condizionato. Hai mai preso un'insufficienza? Sì. No, aspetta, cioè, sembra troppo. Ne avrò prese un paio, dai. Materia scolastica preferita? Filosofia. Lettere. Le esperienze all'estero sono importanti? Sì. Sono fondamentali, aprono dei nuovi moduli di lettura sul mondo, sono importantissime, andrebbero fatti già alle superiori. Identifica la scienza con un colore? Verde. Verde speranza. Un animale? Oddio, leone. 2. Il criceto che corre dentro la ruota, poi però ci vuole anche l'aquila che vede dall'alto le cose. Un nome? Che vuol dire un nome? Materia. Einstein. Un numero? 3. 3. La simpatia è scritta nel DNA? È una battuta. No, non è scritta nel DNA. Scritta nel DNA. Chi è un genetista? Un medico che lavora nell'ambito della genetica. È una persona che fa la diagnosi, la cura delle malattie genetiche e si occupa poi dei familiari. Tre paesi ideali dove fare il genetista. America, Germania e non so. Forse Giappone. Beh, per me il paese ideale è l'Italia, poi forse l'Inghilterra e poi l'America. La genetica può aiutare a migliorare le aspettative di vita? Penso di sì. La genetica ha già migliorato le aspettative di vita e penso che continuerà a migliorarle in futuro. Qual è la big science del 22esimo secolo? Informatica. Sicuramente la genetica, ma aiutata anche dalle biotecnologie, quindi dalla bioinformatica. Quali i risultati della genetica tra 20 anni? Sicuramente ci danno degli sviluppi importanti. Nuovi trattamenti per le malattie genetiche e che la conoscenza del nostro DNA ci aiuti a curare meglio anche le malattie più comuni, quindi non solo quelle rare. Fecondazione assistita eterologa.
Pro o contro? Pro. Beh, diciamo che non dovendo farla io questa scelta, la lascio fare a chi si trova in queste situazioni. Eutanasia? Stessa cosa. Pro. Aborto? Un po' riduttivo, detto così, anche qui rispetto sempre le scelte delle persone, in genere motivate. Pro. Favorevole o contraria all'utilizzo delle staminali? Favorevole. Favorevole. Useresti cellule staminali per tue necessità personali? Sì. Sì. Clonare un individuo è eticamente giusto? No. No. Costruisci una frase con le parole scienza e religione. La scienza non c'entra nulla con la religione. La scienza e la religione sono entrambe indispensabili per la vita dell'uomo, entrambe devono dare un loro contributo e quindi anche suscitare una discussione anche accesa. Ci fai un saluto? Ciao. Ah, è finito? Ah, ciao a tutti. Banale. Columbia has devised a simple test to establish the proper balance of your loudspeakers. My power cells are extremely... My power cells are extremely...